Abbiamo Roberto Cavallin, noi lo conosciamo come Roberto Gomme, sì, del reparto gomme appunto carrozzeria Biasion. Ciao Robby, buongiorno. Ciao a tutti, ciao a tutti ragazzi, ciao ciao. Ormai Gomme è il tuo cognome, te lo dico. Sì, no, ormai tutti mi conoscono come Roberto Gomme, anche quando vado in giro. Ciao Roberto, chissà la tua compagna che è felice, anche lei. Ah beh, guarda, di notte ormai si contano le gomme, quindi... Ah, non più le pecorelle, le gomme. Roberto, senti, allora, il 15 maggio è il tempo massimo per sostituire le gomme da invernali a estive? Allora, diciamo che l'obbligo è fin dal 15 novembre al 15 di aprile. Dopo, dal 15 di aprile fino al 15 di maggio, c'era la proroga, cioè scusami, c'era il mese in più per poter sostituire le gomme. Diciamo che, visto anche tutto l'ambaradam che è successo, visto il virus eccetera, hanno posticipato al 15 di giugno, quindi diciamo che la gente può anche stare un po' più tranquilla, perché c'è ancora possibilità di cambiare le gomme fino al 15 di giugno. Quindi abbiamo un mese in più. Esatto, esatto. Roberto, senti, ma con le gomme invernali in questo periodo così primaverile, c'è un consiglio che comunque puoi dare alle persone, anche se vengono un mese dopo? Cioè, sulla strada, cosa bisogna fare attenzione quando sei in macchina con le gomme invernali, in definitiva? Allora, diciamo che il pneumatico termico è un pneumatico che va bene a basse temperature, quindi dagli 8 gradi in giù. Più bassa è la temperatura, più queste hanno una buona tenuta sull'asfalto, quindi anche con temperature più basse, asfalto bagnato eccetera. Il problema sussiste quando ci cominciano a esserci le temperature più elevate, e lì hai un rischio maggiore per scivolare su strada, quindi diciamo il classico effetto aquaplaning. Con la gomma termica rischi di avere questo problema, quindi di fuoriuscita di strada eccetera. Invece, questo è per quanto riguarda il pneumatico termico. Invece, Roberto, cosa mi dici delle gomme quattro stagioni? Ma diciamo che la gomma quattro stagioni per me era una gomma che all'inizio non volevo montare più di tanto, perché era un pneumatico che secondo me aveva poca tenuta su strada, e anche come chilometraggio aveva un basso regime. Devo anche dire che comunque adesso ormai si sono evoluti, quindi pneumatico quattro stagioni, se noi montiamo su delle marche tipo Bridgestone, Continental, Michelin o comunque anche Kleber, che sono tutte quante marche ottime, diciamo che ho visto su macchine dove le abbiamo già montate che comunque fanno i loro 50.000 km tranquillamente e hanno anche una buona resistenza. Quindi ti sei ricreduto, Roberto? Sì, mi sono un po' ricreduto. Bene. Diciamo che io le consiglio a chi fa poca strada, quindi sì, magari a chi utilizza tanto l'auto in paese, o a chi magari utilizza l'auto entro i 15.000 km annuali, anzi anche 10, diciamo io consiglierei le quattro stagioni. Okay. Non a chi va in montagna. A chi va in montagna sempre estiva o invernale. Okay, Roberto, ottimo. Tu consigli di le gomme ogni quanti chilometri bisogna cambiarle? Allora, chi dice 30.000, chi 15.000, chi quanto tempo? Lì dipende tutto dal diametro del cerchio, quindi un diametro da 15-16 pollici, che ormai sono le vecchie utilitarie per capirci, lì vanno cambiate o ogni 50-55.000 chilometri, oppure diciamo come gomma estiva massimo 5 anni di durata, perché dopo, soprattutto da noi che c'è il salso, acqua piovana, magari la macchina non rimane in garage ma sta al di fuori, diventano più dure, quindi ti danno anche molto meno comfort e molta meno tenuta. Mentre invece per quanto riguarda il pneumatico invernale, diciamo che io sono sempre del parere che dopo 3 anni e mezzo andrebbe sostituito. 3 anni e mezzo? Sì, perché già dal terzo anno e mezzo, quarto anno, cominciamo già ad avere molta difficoltà a livello stradale.
Roberto, ti abbiamo disturbato sul luogo del lavoro? Sei lì adesso? Siamo in parapendiolo. Sempre in parapendiolo. Sono sempre qua, no, io sono sempre in lavoro, oh, io sono sempre in lavoro, quindi ormai sai che figo che è? A casa. Sai che figo che è Roberto con la mascherina, ragazzi? Ah, sì? Figo, ah, non ci siamo mai visti io e Roberto, mannaggia, eppure è bazzico da quelle parti. Ragazzi. Roberto, ti faccio una domandaccia. Tutti coloro i quali vanno in cerca della gomma che costa poco su internet e trovano quei nomi, sai, strani giapponesi, ah, questa è buona, costa solo 20 euro, cosa bisogna fare attenzione? Allora, tanto bisogna fare attenzione, purtroppo, e io lo dico, a comprare in internet, e soprattutto quando si parla di pneumatici, perché lì non si sa mai cosa ti arriva a casa, di che anno sono fatte. Poi, per carità, quando acquisti pneumatici in internet magari le puoi trovare anche che ti arrivano anche date di fabbricazione nuova, però è sempre da fare attenzione, anche perché comunque per noi dopo, quando andiamo a montarle, non è mai troppo semplice. Perché? Perché puoi trovare la gomma, togliendo tutti i pneumatici, puoi trovare la gomma che magari ti può creare dei problemi, e lì è una rottura. Perché? Perché dopo devi riconsegnare al cliente, cioè è un triplo lavoro, perché rimetti su le gomme vecchie su e riconsegna al cliente la gomma quella nuova, loro si arrangiano, perché comunque noi non diamo ovviamente garanzia sui pneumatici acquistati da internet, però sì, lì è da stare attenti soprattutto a quello. Per quanto riguarda marche cinesi e giapponesi, diciamo che ormai ne vediamo di tutti i tipi e di tutte le marche anche che purtroppo io non conosco, però ce le portano da montare, quindi diciamo che speriamo vadano sempre bene. Alla fine non conviene, dai, tutto no, diciamo sommato no, assolutamente diciamo... non conviene comprare su internet. Sì, no, io sono sempre del parere che soprattutto gli pneumatici e anche altro, ovviamente, conviene sempre acquistarli nel negozio di fiducia, sì, dove si può avere sempre un contatto fisico col gommista, col meccanico, col carrozziere, con qualsiasi altra persona che lavora nel negozio di fiducia. Sì, anche perché qui si parla di sicurezza, quindi conviene andare sul sicuro, appunto. Roberto, le gomme davanti, ti ricordi che una volta si sostituiva le gomme dietro, mettile davanti, sposta quelle di sinistra a destra, si fa ancora? Allora, sì, anche nelle 4x4, quindi sì, ogni 8-10.000 km dobbiamo girare le gomme. L'inversione va fatta sempre, perché comunque soprattutto per le macchine che hanno trazione anteriore, le gomme davanti si consumano molto di più, e lo stesso vale al contrario quando ci sono le macchine tipo BMW o altre che hanno trazione posteriore. Le ruote della parte della trazione si consumano sempre di più. Ma non ti sembra che il ragazzo si sta facendo? Bravino Roberto, senti, bravino. Che si sta facendo il ragazzo. Quasi lo chiamo Roberto Gomme. No, ormai 10 passati, anche 11 anni di mestiere, quindi. Grazie Roberto Cavallin, Roberto Gomme di Carrozzeria Biasion. Grazie. Quindi confermiamo la proroga di un mese per la sostituzione delle gomme invernali in gomme estive, quindi fino al 15 giugno. Confermiamo? Sì, confermo. Quello che è uscito dall'ultima direttiva, quindi. Cioè, poi non cambiano, perché sappiamo che poi nulla è più sicuro. No, se cambiano, ti chiamiamo ancora. 15 di giugno. Grazie Roberto, buona giornata, buon lavoro. Buon grazie, lavoro. Ciao.